che mio padre parlasse, comunicasse questo problema, ecco, non mi aspettavo una risonanza così. Sta già facendo discutere Coca Business Show, l'opera pittorica realizzata dall'artista aretino Walter Tiezzi con Della Vera Cocaina. Il dipinto, che sarà in mostra a Cremona dal 17 al 30 giugno nella rassegna d'arte dedicata agli artisti europei che si sono cimentati nella sperimentazione di nuove tematiche ideative, è stata infatti realizzata usando delle strisce di vera e propria cocaina incollate sulla tela, stupefacente trovato nello spogliatoio di una squadra di calcio. Io non volevo puntare il dito per uno sport, che altro, volevo solo far vedere quanto poteva essere facile raggiungere questo terribile prodotto e far vedere quanto i nostri giovani sono un pericolo anche nei posti più sacri, dove i giovani dovrebbero stare tranquilli e è un posto salutare per loro. Ecco. Si tratta dunque di una provocazione artistica contro l'uso delle droghe. Secondo me l'arte deve lanciare anche messaggi, non deve essere solo sogni e colori, come d'altronde piace anche a me, l'arte mi fa sognare, mi fa star bene. Deve essere anche uno strumento per comunicare questi disagi e queste cose che in fondo colpiscono un po' tutte le famiglie, purtroppo, tantissime, non tutte fortunatamente, ma tantissime famiglie. In esposizione accanto a Coca Business Show ci sarà anche un'altra opera di Walter Tiezzi, Unica, che rappresenta il tricolore italiano, donata al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ma mai inviata a Roma.